masse sterminate, non sanno chi sono, cosa fanno e dove stanno. Il primo problema, non sanno chi sono, è un vecchio tema irrisolvibile. Il secondo, cosa fanno, è un problema nuovo, legato all'aumento dell'uso della tecnica. Posso saper usare una parte di una macchina, ma non conoscere tutto il ciclo della produzione. Questo porta all'uso di prodotti che non si conoscono, ovvero uso senza conoscenza. Il terzo, dove stanno, dipende dal distacco degli elementi naturali. Non c'è più il cielo, che con la luna, il sole, le stelle, ci indicava la nostra posizione rispetto al mondo. Il nostro sapere, rispetto al mondo, era determinato da due modi, a priori, indipendente dall'esperienza, a posteriori, dipendente dall'esperienza. Oggi il sapere a priori contrasta con il sapere a posteriori. L'esperienza è la lettura che abbiamo del mondo, ma essendo il mondo più grande di uno schermo, ci siamo persi. Rivoglio il cielo, il sole, la luna, le stelle, che con il loro scorrere mi dicevano che sono vivo.